Siamo ancora un'entrata in discesa con i due battistrada, andatura che è sempre stata fatta da Eros Capecchi, si mantiene in seconda posizione Primislav Niemec. Attenzione, brutta caduta, scivolata in questa curva a sinistra per Niemec. La nostra moto di ripresa chiaramente non può rimanere lì, punto davvero brutto della discesa. Rivediamo il replay. Primislav Niemec che aveva sbagliato ad impostare anche questa curva, questa volta non ha avuto il tempo e lo spazio per correggere la traiettoria, è terminato sotto il guardrail, però contro anche uno dei paletti di sostegno del guardrail. Era arrivato anche in questa occasione troppo lungo, scivolata di Niemec. Troppo lungo, poi ha frenato ed è scivolato. Brutta caduta per Niemec, tra l'altro appunto questa è una discesa storica perché proprio in questi tornanti, ma ecco, rivediamo, comunque si è rialzato. Eccolo qua, bene che vediamo questa immagine, perché sinceramente, avendo visto Niemec finire contro il paletto di sostegno del guardrail, per un paio di secondi siamo rimasti davvero con il fiato sospeso. Invece Radio Corsa sta segnalando che sta per ripartire anche Primislav Niemec, che già in precedenza in effetti aveva dimostrato di non trovarsi particolarmente a proprio agio in questo tratto. Sì, stavo dicendo che proprio in questa discesa ci fu la brutta caduta di Marco Pantani, Dall'Oglio e Secchiari, erano nell'ultimo gruppetto a tanti minuti dai primi, si trovarono davanti una Jeep e andarono proprio a sbattere loro tre che facevano parte di questo gruppetto di ritardatari ed erano nelle prime tre posizioni proprio in questa discesa. Siamo ormai in fondo per Eros Capecchi, Torino è rimasto da solo, Capecchi adesso al comando, per lui sempre un vantaggio che oscilla tra i 25 e i 30 secondi nei confronti del gruppetto dei contrattaccanti, che è questo qua, chiuso da Chris Anker Sørensen. Il gruppo ha un ritardo da Eros a Capecchi di 45 secondi, quindi stanno perdendo piano piano i corridori del gruppo, ma come abbiamo detto gli ultimi 4 km 8 sono tutti in salita e quindi può succedere ancora di tutto. Superato intanto il cartello che indica 10 km alla conclusione con Kessiakov e Kangert, che adesso sono nelle prime posizioni nella gruppetta dei contrattaccanti. Con le immagini invece siamo tornati su Eros Capecchi. Attenzione Sella, problemi al cambio per Emanuele Selle, costretto a fermarsi, faceva parte del gruppetto di Ivan Basso. Si deve fermare dunque l'uomo della Androni Venezuela. Rivediamo qua, il cambio praticamente non c'è più e quindi non può più pedalare. Può e tra pedalare. L'altro qua, considerando che il gruppo è molto sfilacciato, Davide perde parecchio Sella, perché deve per forza aspettare la miraglia. Abbiamo visto il compagno di squadra Felline e questo è Kangert. Kessiakov, Ulissi, Marzano sono i due corridori della Lampre. Due Astana, due Lampre al comando dunque di questo gruppetto. Ormai in fondo alla discesa sta rientrando a Torino Eros Capecchi. Portarsi lungo il Po e poi ricominciare la salita verso Superga, verso il collo di Superga. Fabio Felline è riuscito a superare molto bene la salita del Superga, il primo passaggio. Ecco qua i due corridori della Lampre, Ulissi e Marzani, i due corridori della Astana. Il vincitore del giro è Esiedal. Poi c'è Sørensen, c'è Basso e c'è Felline. Questa è la composizione del gruppetto dei contrattaccanti. Venti secondi di vantaggio per Eros Capecchi nei confronti del gruppetto dei nove. Il gruppo ha un ritardo di 50 secondi. Anche qua la presa un po' larga, forse anche tradito dalla segnaletica Eros Capecchi. Comunque ha perso poco in quella S.
anche i contrattaccanti fanno lo stesso, stavano andando verso il ponte, Ponte Sassi. Rivediamo. Anzi, per come poi sono andate le cose, forse ha guadagnato. Perché quelli perché dietro sono andati peggio. Ha sbagliato meno degli altri. Sì. La corsa, tra l'altro, è partita velocissima nella prima ora, 46 di media, media che adesso è intorno ai 43 orari. Rivediamo l'errore della gruppetto. Dopo quello di Capecchi, par condicio, rivediamo anche l'errore della gruppetta affrontando questa S, quello che stava andando nella controviale, in modo particolare era Tanel Kangert. Secondo me anche il gruppo ha fatto la stessa mossa. Non riusciamo a vedere perché abbiamo solamente due telecamere. Comunque, primo piano per Diego Ulissi. È andato bene Diego Ulissi. Domenica al mondiale, almeno per due terzi di gara, poi quella che era un po' il timore della vigilia, gli è mancato soprattutto il chilometraggio, Davide. Eh sì, 270 chilometri non sono pochi, anche perché poi la corsa si è animata fin dai primi chilometri. Siamo adesso all'inizio della Superga, secondo e ultimo passaggio. Il ritardo del gruppo nei confronti di Eros Capecchi è di un minuto. Il gruppetto invece, quello di Vanbasso, è lì a pochi secondi. Eccolo il gruppetto con Kangert, Kessiakov, Esiedal, Ulissi e Ivan Basso. C'è anche Sørensen della Saxo Bank, compagno di squadra dunque, Saxo Bank Tinkov, compagno di squadra di Alberto Contador. Perde terreno Felline, così in difficoltà anche Marzano. Questi sono i due uomini che stanno perdendo contatto dal gruppetto dei contrattaccanti. Già questo è uno dei tratti più difficili, 600 metri con pendenze che arrivano al 15%, sta controllando Diego Ulissi. Rimangono dunque in 6 all'inseguimento di Eros Capecchi, non sta tirando, non sta facendo un'azione in prima persona Ivan Basso, perché ovviamente davanti ha il compagno di squadra. Mentre sta lavorando Kangert per Kessiakov. Sono due corridori del team Astana. Eccolo qua con il numero 33. Tanel Kangert, poi alla sua ruota si mantiene Fredrik Kessiakov, una sessantina di metri invece il ritardo per Marzano e per Felline. Maglia diversa rispetto a Kessiakov perché il campione nazionale dell'Estonia, oltre al campionato nazionale, quest'anno ha vinto una tappa al Giro di Svizzera. Continua a voltarsi, ma per il momento sta andando su abbastanza bene. Sta andando su bene, nonostante abbia speso tanto, soprattutto in quel tratto pianeggiante, dove tra l'altro c'era anche un leggero vento contrario. Anche perché ancora in quel tratto lì non era rientrato Niemetz, dunque in pratica l'ha fatta sempre in testa come se fosse da solo. Eros Capecchi. Esatto, intanto stanno per essere ripresi Felline e Marzano. Eccolo il gruppo con gli uomini della Farnese Vieniselle Italia per Rabottini. Infatti c'è Failli e adesso è proprio Rabottini che parte. Matteo Rabottini cerca lui adesso di uscire dal gruppo con tutti i migliori per riportarsi sul quintetto, anzi sul sestetto dei contrattaccanti, quello che abbiamo ribattezzato gruppo Ivan Basso. Eccolo qua Matteo Rabottini, si stacca anche Kangert che ha lavorato a fondo per il compagno di squadra per Kessiakov. Sono rimasti in 5 davanti, bello lo scatto, adesso un po' più problematica, più complicata la progressione della Bottini, Davide. Si è un po' piantato, mentre Danilo Di Luca con Pellizzotti, è proprio lui Danilo, l'ultimo vincitore della Milano-Torino 5 anni fa ed è per questo che ha il numero 1. Niente da fare invece per Matteo Rabottini che è stato subito ripreso dal gruppo con tutti i migliori. Sta lavorando per Tabore, mi pare, perché se uno vuol vincere la corsa non si mette a 4 km dal traguardo lì in testa a tirare con a tutti gli altri a ruota. E dal momento che c'è Tabore lì in terza posizione, potrebbe Danilo Di Luca essersi messo a disposizione proprio del compagno di squadra. Anche perché Danilo Di Luca non lo ha mai nascosto, qua intanto ben altra cosa, per fortuna per Di Luca rispetto al cartello che si è preso in testa domenica scorsa alla mondiale Mark Cavendish, qua soltanto qualche ramoscello.
Tanto è partito Kessiakov dopo il lavoro di Kangert. Dicevamo, Davide, che Danilo Di Luca non ha mai nascosto che il vero obiettivo di questa parte finale della stagione per lui è soprattutto la Lombardia di sabato, che lo ha vinto qualche anno fa. Tanto viene raggiunto Eros Capecchi da uno scatenato Kessiakov. Attenzione, perché comunque là davanti nel gruppo ci sono sempre anche tutti i migliori. Abbiamo visto Contador, eccolo qua inquadrato, Alberto Contador con Nibali, con Cunego. E anche Betancourt. Abbiamo visto davanti ad Alberto Contador Dani Moreno, maglia rossa bianca, c'è anche Joaquin Rodriguez. Dani Moreno e Rodriguez, una delle accoppiate più affiatate, possiamo dire. Spessissimo Dani Moreno è risultato decisivo per le azioni di Joaquin Rodriguez, che stamani alla partenza, fra l'altro, ha inserito il nome del suo compagno di squadra anche tra i possibili favoriti per la vittoria finale. Intanto è stato ripreso Ivan Basso, adesso sta facendo male con questa andatura, con questo ritmo, Danilo Di Luca. Ripreso Ivan Basso. 3 chilometri all'arrivo, il ritardo del gruppo è intorno ai 30 secondi ed ecco proprio l'attacco del corridore abruzzese. Fabio Taborre per l'acqua e sapone, è rimasto Kessiakov ora davanti. Vedete. Si sposta Danilo Di Luca e parte adesso Taborre. Abbiamo visto anche Davide Viganoli davanti della Lampre. Tanto mi sembra di vedere Ulissi. Viene ripreso anche Esiedal. Via via si sta sgretolando il gruppetto dei contrattaccanti. Marzano, Felline, questi quelli che hanno perso contatto. Aveva perso contatto poi Basso. Ora Esiedal. Kessiakov davanti con Ulissi, che ha una ventina di metri da recuperare nei confronti dello svedese della Astana. Adesso c'è Pozzovivo in testa al gruppo. Quando era juniores correva per una squadra torinese ed è per questo che si è trasferito qua ed è per questo che la salita di Superga era quella amata, più frequentata dal corridore lucano. Attenzione perché ora tutti i big sono là in prima linea con Purito Rodriguez, Contador, anche Nibali lì in terza posizione in questo gruppo che è andato a riprendere, a riassorbire Fabio Taborre. Raggiunto Capecchi. Rodriguez partito presto, forse perché si sono accorti nel giro precedente che questo è il tratto più duro e siamo a circa 2 chilometri, poco più, dal traguardo. Questo è davvero il tratto più duro della salita. Viene ripreso anche Chris Anker Sørensen. Adesso è una testa a testa tra i big, tra gli uomini più attesi, ma davanti non dimentichiamo che c'è sempre Kessiakov, alla cui inseguimento è rimasto da solo Diego Ulissi, che sta facendo davvero una gran bella gara, il toscano della Lampre ISD. Bellissima la gara di Diego Ulissi, eccolo qua inquadrato. Viene ripreso ora da Joaquin Rodriguez, probabilmente aspettava anche Diego Ulissi che arrivasse qualcuno, ora può prendere la ruota di Rodriguez. Praticamente parlando, Diego Ulissi è bravissimo, non sembra neanche che abbia solamente 23 anni, è riuscito a capire quali sono i limiti attuali. Intanto si arrabbia un po' con la nostra moto Kessiakov, che sta proseguendo molto molto bene il corridore svedese, così come sta andando molto forte, come al solito, su arrivi del genere Joaquin Rodriguez, che magari ama di più qualche strappo duro ma un po' più breve. Lo abbiamo detto prima, Davide, lo possiamo ripetere, questa è una salita più che uno strappo. Misura 4 chilometri e 800 metri, resiste molto bene per il momento Diego Ulissi, siamo a 2 chilometri adesso dal traguardo. Certo che per Ulissi è arrivato uno degli uomini migliori che si potesse aspettare in toscano, uno come Rodriguez, insomma, ti può davvero riportare sotto a Kessiakov. Però bisogna tenere la ruota, perché quando scatta su salite del genere Joaquin Rodriguez fa male. Vedremo adesso quanta resistenza riuscirà ad avere Diego
Ulissi. Una decina di secondi adesso il vantaggio per Fredrik Kessiakov, strada che spiana un po', ma non è assolutamente terminata la salita, perché nella finale, arrivando all'ultimo chilometro, c'è un altro bello strappo. Eccolo, tanto là in fondo abbiamo visto Alberto Contador. Questa è la terza rampa dura della salita e difatti di nuovo sui pedali sia lo spagnolo che Diego Ulissi. Spunta nell'inquadratura anche la ruota di Diego Ulissi, segno evidente dunque che il giovane toscano nella Lampre ISD per il momento riesce a tenere il contatto con Joachim Rodriguez. C'è anche Betancourt lì nella zona di Alberto Contador. Che azione questa di Purito, guardate, ora si sta piantando Fredrik Kessiakov e Rodriguez Ulissi, questa coppia sta andando a riprendere lo svedese della Astana. Nibali con Alberto Contador, più indietro Betancourt. Attenzione perché la situazione non è cristallizzata neppure dietro, anzi si muove con questa azione di Alberto Contador, quasi sempre sui pedali Contador, quasi sempre seduto invece Vincenzo Nibali. Stanno riavvicinandosi anche loro due a Rodriguez, Ulissi e Kessiakov. Adesso è stato raggiunto Kessiakov e quindi è calata un po' l'andatura, non è calata l'andatura di Alberto Contador, con un Nibali che sta faticando a tenere la ruota dello spagnolo. Che tirata questa di Alberto Contador, tre uomini al comando, Kessiakov, Rodriguez e Ulissi, ma dietro ne stanno arrivando altri due e sono due big, Contador e Nibali. Siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro, seduto a tutta Vincenzo Nibali sui pedali, penso anche lui a tutta comunque Alberto Contador. Ripresi, sta faticando adesso però Vincenzo Nibali, sta faticando e non riesce a riagguantare il gruppetto di testa, impresa che invece è riuscita ad Alberto Contador. Se ne vanno Kessiakov, Ulissi, Rodriguez e Contador, niente da fare per Vincenzo Nibali, era già tutta Davide, si vedeva bene dall'inquadratura precedente, non gli è riuscito l'aggancio proprio per questione di pochi metri. Lo scatto, l'allungo di Alberto Contador è restato nelle gambe di Vincenzo Nibali che si è letteralmente piantato. Adesso ha cercato un rapporto più agile anche lo spagnolo, sta tenendo benissimo Diego Ulissi. Vediamo, perché forse anche Nibali forse riesce a rientrare approfittando ora di una pendenza un po' più dolce, però lo strappo duro deve ancora arrivare, si volta per controllare la situazione e poi decide di scattare Alberto Contador proprio in vista dello striscione dell'ultimo chilometro, lo scatto di Contador. Impressionante, vediamo adesso se riuscirà a fare la differenza, rivediamo questo scatto che potrebbe essere quello decisivo di Alberto Contador. È stato anche da un punto di vista tattico intelligentissimo lo spagnolo, perché era ripreso il gruppo, si è mantenuto in ultima posizione, si sa Davide, è quella la posizione migliore per cercare poi di scattare, di piazzare l'attacco. Aveva paura di saltare ed è per questo che non ha reagito immediatamente all'allungo di Joaquim Rodriguez, ha aspettato l'ultimo tratto, ha aspettato gli ultimi 1500 metri per fare il forcing, per riportarsi sul gruppetto al comando ed è ripartito. Si alza di nuovo sui pedali Contador, allunga ancora, scatta ancora, ha guadagnato una sessantina di metri di vantaggio ed ora è Diego Ulissi, splendido Ulissi, a sua volta cerca lo scatto e lascia lì sul posto Joachim Rodriguez. Questa è la curva per andare verso la Basilica di Superga, al passaggio precedente invece lì avevano tirato dritto per andare verso la discesa di Pino Torinese, 50 metri da recuperare per Ulissi. Molto difficile recuperare 50 metri, ha perso forse l'attimo decisivo, probabilmente ha atteso la rincorsa di Joachim Rodriguez che non c'è stata e adesso Ulissi è in seconda posizione, 50 metri di ritardo. Servirebbe per il toscano un cedimento di Alberto Contador, ma Contador invece sta andando su sempre con il suo passo, con il suo ritmo, con la sua bellissima danza sui pedali. Solamente 300 metri in seconda posizione Ulissi, terzo Kessiakov. A questo punto appare francamente difficilissimo andare a riprendere uno scatenato Alberto Contador, che sarà sì stanco, però dimostra una determinazione, una cattiveria
che meritano soltanto applausi. Contador ormai è già entrato nella zona transennata, è quasi in vista del traguardo. Il passaggio davanti alla Basilica di Superga, altri 50 metri e lì ci sarà l'arrivo. Manca soltanto una curva a destra, si volta per controllare dove si trovi Diego Ulissi, solo 150 metri alla conclusione per Alberto Contador, uomo da corse a tappe, non solo, adesso anche uomo da corse in linea da quando è tornato. Una vittoria, meglio un trionfo per Alberto Contador alla Milano-Torino. Questa classica, la più antica, è sua, è il colpo al cuore, il colpo di pistola. Poi è anche sul traguardo di Superga per Alberto Contador, seconda posizione difesa con i denti da Diego Ulissi. Per il terzo posto invece va Fredrik Kessiakov, eccolo qua il traguardo di Ulissi alle spalle di Contador, terza posizione, spunta adesso sul breve rettilineo di arrivo anche Fredrik Kessiakov. Questo è il podio dell'edizione numero 93 della Milano-Torino. Arriva poi Rodriguez con Betancourt che era alla sua ruota, questa è la gruppetta invece con Pozzovivo, Nibali, Pellizzotti e Sørensen. Eccolo. Rodriguez davanti a Betancourt e arriva adesso l'altro uomo dell'acqua e sapone, vale a dire Taborn, con Pozzovivo, Sørensen e Nibali che chiude dunque in nona posizione per il decimo posto. Poi Franco Pellizzotti, arriva anche Esiadal, Locatelli, Rabottini e dunque applausi per Alberto Contador, grandi applausi anche per Diego Ulissi, Davide, perché ha fatto anche da un punto di vista tattico davvero una bellissima gara, una grande corsa. Essere battuti da Contador, beh, ci sta. Contador di corse tra i professionisti ne ha vinte, mi sembra 62, non aveva mai, a mia memoria, vinto una corsa di un giorno, solo tappe, solo tra parentesi, e grandi giri. Contador che fra l'altro sì, dopo il mondiale ha fatto una quarantina di chilometri lunedì, dunque il giorno dopo il mondiale. Ieri non ha toccato la bicicletta perché lo aveva detto anche alla vigilia della prova iridata di Valkenburg, è stanco perché non è stata una passeggiata alla Vuelta, ha sofferto e faticato forse come nessuno si immaginava, l'ha vinta veramente con il suo grande carattere, con la sua grandissima personalità alla Vuelta, Contador.